Oggi parliamo di licheni. Buongiorno a tutti, eccoci qui oggi con un nuovo argomento. Oggi scopriremo che cosa sono i licheni e se effettivamente fanno dei danni alle nostre piante. I licheni sono la simbiosi tra un vegetale e un fungo, perciò non è né solo una pianta né solo un fungo, ma proprio l'unione di questi due. Perché le piante e i funghi si sono evoluti per fare questa simbiosi? Perché, vabbè, noi sappiamo che le piante sono in grado di fare fotosintesi e prodursi il cibo da sole. Perciò il fungo prende dalla pianta nutrimenti elaborati tramite la fotosintesi, mentre il fungo dà alla pianta acqua e sali minerali. Non c'è da stupirsi, le piante e i funghi collaborano in molteplici modi. Lo fanno quotidianamente anche nel nostro giardino, in un frutteto con degli alberi ornamentali oppure in un bosco, tramite le micorrizie, che è la simbiosi tra le radici degli alberi e il micelio che sta a terra, il micelio del fungo. È una collaborazione anche lì in cui ci si scambia dei nutrienti. E la cosa interessante è che i funghi e le piante non sono così simili. In molti dicono, vabbè, il fungo alla fine è una specie di pianta. In realtà no, la genetica dei funghi è più simile alla genetica degli animali, perciò potenzialmente un fungo assomiglia più a me che a un albero. Perciò il lichene non è da confondere neanche col muschio, perché il muschio è sì veramente solo una pianta, fa parte delle briofite, una pianta tra l'altro antichissima. Il muschio e il lichene si trovano spesso anche assieme, perché crescono laddove c'è molta umidità e spesso anche sui tronchi degli alberi, però sono due cose differenti. Di licheni ne esistono tantissimi tipi, bianchi, arancioni, gialli, grigiastri, però tendenzialmente assomigliano a una crosta che si crea sulla corteccia degli alberi, mentre il muschio è proprio una piantina, perciò lo vediamo tendenzialmente più affiorante e con proprio una formazione a foglioline, perciò il muschio è tendenzialmente sempre uguale, dello stesso colore, mentre il lichene si differenzia particolarmente. Oltretutto i licheni spesso costruiscono questi organi, queste forme molto tondeggianti, simili proprio a dei piccoli funghetti, perciò in questo caso sono anche più facili da distinguere. I licheni abbiamo capito che si nutrono da soli perché sono comunque composti da una parte di pianta, questa microalga, che si produce il cibo da sola. Perciò l'albero funge solo da supporto, tanto che i licheni crescono tranquillamente anche sopra le rocce, sul cemento. Basta che ci sia un supporto che richiami un po' di umidità, esattamente come la corteccia di un albero. Perciò il fungo e questa microalga che creano il lichene sono perfettamente autonomi da un punto di vista nutrizionale, perciò sul nostro albero non creano problemi e non vanno a sottrarli dei nutrienti. Questo non significa che se ci sono i licheni sul nostro albero sta per forza bene. Anzi, se il numero di licheni è molto, ci sia un numero esorbitante di licheni, probabilmente la nostra pianta non sta particolarmente bene. Però noi dobbiamo agire sulle cause, perciò dobbiamo capire perché ci sono così tanti licheni e non semplicemente rimuoverli, perché faremo semplicemente magari un danno alla pianta, perché nel tirarli via tireremo via anche pezzetti di corteccia. Oppure anche a somministrare molto verderame è tutto inutile, perché andremo solo a togliere i licheni, ma la pianta continuerà a stare male. Solitamente i licheni si sviluppano in grandi quantità quando la pianta è già malata, perciò il tronco inizia a essere spugnoso perché è ormai marciscente e quindi richiama molta acqua. Oppure se il nostro albero è in una posizione molto ombreggiata, ha una chioma molto fitta e la luce del sole non riesce a penetrare fino al fusto e le branche principali. Perciò lì cosa dobbiamo fare? Una semplice potatura. Andiamo a alleggerire la chioma così da dare una forma più areggiata e permettere alla luce del sole di colpire tutte le parti dell'albero. Esistono migliaia e migliaia di tipi di licheni, di qualsiasi forma e qualsiasi colore. Addirittura ne esistono alcuni medicinali e altri commestibili. Ovviamente sconsiglio la raccolta e soprattutto l'ingestione per chi non è un massimo esperto di licheni. Sono esseri viventi antichissimi, esistono da milioni di anni e tramite loro, anche grazie a loro, c'è stata proprio la colonizzazione delle terre ferme, dove poi si sono potuti sviluppare esseri viventi più complessi
come ad esempio noi. La cosa interessante di licheni è che sono anche dei bioindicatori, perciò tramite loro riusciamo a capire se l'aria è inquinata oppure no. Questo non significa che se ci sono dei licheni allora l'aria è pulita di sicuro, senz'altro esisteranno anche dei licheni resistenti agli inquinanti, però gli esperti tramite proprio le specie di licheni, la quantità e la tipologia riescono a capire la qualità dell'aria. Con questo il video si conclude, spero vi sia stato interessante, mi raccomando fate i bravi coi licheni e non eliminateli pensando che siano una malattia strana, sono di esseri viventi innocui. Noi ci vediamo con un prossimo argomento, fate i bravi con le piante, fate i bravi con i licheni e ciao a tutti!